Ma salve, buon godo dei di settembre incredibile con il fresco che è già arrivato dei ragazzi, incredibile, buon godo dei e bentornati incredibile in un nuovo episodio delle quattro chiacchiere di godo pazzesco e assurdo. Calcolate che questa intro probabilmente l'avrò detta in otto video più o meno e la ridico anche in questo video incredibile. Vedrete molto spesso questa maglietta rossa perché in questi giorni ho registrato una quantità di video abnorme per quanto riguarda Genshin, la nuova serie horror su Bendy e The Ink Machine. Questo video è incredibile, probabilmente anche due video di Elden Ring, quindi state tranquilli che questa magliettina rossa vi accompagnerà per molto tempo, incredibile. E non sarà l'unica cosa rossa che vedrete in questo video incredibile, è una coincidenza sus, ma ne varrà la pena aspettare. Lo so, vi avevo promesso che il quattro chiacchiere successivo a quello di SummerSlam sarebbe stato quello su Poppy Playtime. Io ci sto lavorando ancora, ragazzi, lo vedete che quel libretto è carico di informazioni e con questo intendo che ho iniziato a leggere quel libretto, a cercare informazioni incredibili. L'ho già fatto, i costumini versus scheletro versioni, vi faccio uno spoiler, ma sì dai, vi faccio uno spoiler, sus versione Mummy Long Legs e scheletro versione Huggy Wuggy. Ma che volete di più incredibile? Oltre a questo, stavo anche scrivendo il copione per il video e sinceramente, a parte la prima parte, stavo pensando alla parte proprio dedicata al libretto, perché alcune cose ovviamente ve le racconterò, ma essendo un sacco di pagine, ho un sacco di fische simpatiche, e che il problema è che non so come fare perché non ho gli attrezzi, cioè fare in modo tale che io vi faccio vedere le pagine del libro mentre vi racconto qualche cosa. Mi piace molto questa idea, però c'è un problema giusto, a parte il microfono, ragazzi, mi si è impicciato nella colonnina. Il problema qual è? Che io non ho una cam da mettere dall'alto, quello è il problema, ragazzi. Io faccio tutti i video col telefono, come sapete, no? Quindi, come posso creare io una struttura che mi permetta di reggere il telefono in questo modo incredibile? Ci devo pensare incredibile. Probabilmente dovrò usare, non lo so, devo costruire tipo un braccio meccanico finto, tipo come quando registro gli special che mi invento delle costruzioni strane per riprendere questi personaggi del Godoverse pazzeschi e assurdi. Probabilmente dovrò tipo prendere i righelli delle scatole e creare appunto un prototipo di braccio. Se caso ci riesco, vedrete il risultato mediocre nel video di Poppy Playtime, incredibile. Per il resto, incredibile, parleremo oggi di Bash of Berlin 2024, l'ultimo pay-per-view della WWE, che sinceramente è stato bello. Sì, ragazzi, finalmente la WWE sta producendo eventi incredibili, come è già successo per Backlash. Ragazzi, non c'è niente da fare. Quando vengono fatti questi eventi fuori dagli Stati Uniti, in Europa, incredibile, il popolo europeo sa essere molto ma molto molto più attivo durante tutto l'evento. L'avrete sentito incredibile che per ogni mossa esultavano e fischiavano, facevano l'uno, due, tre in tutte le lingue del mondo, incredibile, insomma, un popolo che si faceva sentire. Questo aiuta sempre i match, perché vi ricordo alcuni match storici della WWE hanno avuto un pubblico che ha solamente aiutato a renderli ancora più iconici. Vi faccio un esempio incredibile: vi ricorderete il match iconico tra The Rock e Hulk Hogan a WrestleMania 18, che il match in sé, ovvio, Icon versus Icon, è un match assurdo per l'hype che si era creato, perché c'è Hulk Hogan nel suo fine prime, possiamo dire, e The Rock nel suo prime, prima che poi iniziasse la sua carriera a Hollywood, incredibile. Quindi hai due big name sul ring, Life c'era, la storyline era un po' sus, sai, no? Hulk Hogan era nell'NWO, è venuto qui nel WWE, insomma, cose sus, ma il match alla fine non è che è un 5-star match incredibile, ma il pubblico che durante il match passa da tifare The Rock a odiare The Rock e da odiare Hulk Hogan ad amare Hulk Hogan durante la parte finale è incredibile. Se non ci fosse stato quel pubblico, quel match non sarebbe stato così iconico come poi lo è diventato. Detto questo, parleremo un po' di Bash in Berlin, parleremo ovviamente di Rhea Ripley, che mamma mia come fa a non essere la waifu eterna incredibile. Oltre a parlare di Rhea, però, parleremo anche dei match incredibili. Quindi sigla e si parte! Ragazzi, ed eccoci qui nella nostra scrivania godosa e finalmente, come potete vedere, incredibile, ci sono delle modifiche pazzesche e assurde. Dico questo perché, come sentirete in alcuni video della Blind Run su Elden Ring che io ho già registrato ma voi dovete ancora vedere, durante il mese di agosto sono riuscito a dare una bella ripulita all'ufficetto e, oltre a pulirlo incredibile, sono riuscito ad attaccare questa bellissima bacheca. Giustamente mi state dicendo non c'è ancora attaccato niente, no ragazzi, però delle idee simpatiche su cosa attaccarci incredibile, però mi fa piacere avere almeno un red screen tra 3000 virgolette
anche se è una bacheca, dove potrò attaccarci cose simpatiche, quindi potreste vederci degli easter egg, magari ogni tanto ci metto nei video dei quattro chiacchiere di cose, insomma, cose simpatiche, incredibili, ed è una, assolutamente una coincidenza che io sia rosso come quella rosso, e poi lì c'è un altro quadro che si vede poco, magari ve lo farò vedere in un'altra occasione, che però è un quadro che fa vedere quanto sia bella Roma. Roma mia, sempre nel mio cuore, incredibile! Questo evento incredibile, come vi accennavo nella intro di poco fa, si è svolto in Europa, incredibile, nello specifico si è svolto in Germania, e il pubblico tedesco è stato sinceramente incredibile, perché ha reso uno show molto buono, ancora migliore, perché come vi accennavo poco fa, se il popolo è nel mood dello show, renderà incredibili tutte le mosse di wrestler, sarà nelle storyline, il risultato insomma è tutto un qualcosa di migliore sotto ogni punto di vista, incredibile. Il pre-show non ha avuto match, ha avuto bensì delle interviste che vi metterò qui, incredibili, dove ce n'è una con Randy Orton, al quale gli vengono chieste domande incredibili sul suo futuro, sul valore del match che darà con Gunther nel main event, e quest'altra mini intervista con Kevin Owens e Cody Rhodes. Hanno parlato del fatto di Cody quando ha lasciato WWE, di come la pensa Kevin Owens, sul fatto che di solito Kevin Owens diventa heel su tutte le persone incredibili al quale si legano a lui, ma in questo caso, incredibile, la WWE ha preso un'altra strada diversa dal solito. Infatti, il pay-per-view si apre proprio con Kevin Owens vs Cody Rhodes per il WWE Championship, incredibile. E vi dirò, potrei quasi osare dire Match of the Night. E sapete che quando dico Match of the Night intendo il match che mi è piaciuto di più tutta la serata. Perché se io ripenso ad esempio a tutti i match che ora vi racconterò, incredibile, questo match forse è quello di cui io avevo meno hype. Sinceramente era un match che, sai no, mi dava l'idea di buon match, ma non ero molto investito. Io ero molto più investito ad esempio nel main event con Gunther e Randy Orton, no? Sai, perché io adoro Gunther, adoro Randy Orton, insomma, capito, no? E poi ero molto curioso del match con Rea. Nella sua semplicità e ben scrittura, questo match è riuscito sinceramente a coinvolgermi, incredibile, dall'inizio alla fine, soprattutto nella parte finale. Però qual è la feature incredibile di questo match? È che da tanto tempo non si vedeva un babyface versus babyface in un match titolato, diciamo, perché di solito il cliché di tutti i match da WWE, e non solo da WWE, c'è sempre quello buono e quello cattivo. Con babyface è un termine che si usa nel wrestling per intendere proprio il face, quello buono, l'heel è quello cattivo. Quindi era un match fra due che adesso erano in uno status di buono. Abbiamo Cody Rhodes, che è il supereroe New John Cena, incredibile, e poi abbiamo Kevin Owens, che è famoso per, sai no, colpire i propri amici alle spalle. Ma in questo caso è rimasto babyface. Sono riusciti a buildarti un climax molto spicy, perché per tutto il match, se no c'è la classica rivalità fra babyface, quindi io posso fare la mossa migliore, ah, ti danneggerò di più, incredibile, però senza, se no, andare nel lato oscuro diventando heel. E la mia paura nei confronti di questo match era proprio che Kevin Owens a un certo punto dicesse: sai che ti dico Cody, vai al diavolo, ti faccio 65 powerbomb sul ginocchio rotto e vinco, incredibile, diventando heel. E non ero solo, ovviamente pure il pubblico sapeva che Kevin Owens può snappare in maniera incredibile. Invece Kevin Owens per tutto il tempo ha continuato a essere face, incredibile, oltre a tirarsi mosse incredibili. Anche per la prima parte di match ci sono stati due counter che ho detto wow, incredibile, un counter di Cody Rhodes dalla stunner in un crossroads, cioè la mossa prima di Cody Rhodes, e dalla crossroads in una stunner di Kevin Owens. Bravi, cavolo, avete capito che i counter a noi fan della WWE ci piacciono, incredibile, anzi a noi fan del wrestling in generale, meglio, ci piacciono incredibili counter, sono cose belle, incredibili. E poi arriviamo, diciamo, alla parte più spicy, che è proprio il finale. Che succede? Dopo aver fatto questo scambio di mosse incredibili con dei kick out fatti molto molto bene, Cody Rhodes va per la sua cutter volante incredibile, e lì, attenzione, succede una cosa spicy, perché si era buildato per tutto il match che Cody Rhodes avesse in kayfabe, quindi non è vero, ma nella storyline del match era vero, il fatto che si era fatto male al ginocchio. Quindi quando Cody Rhodes va per la cutter volante, gli fa male il ginocchio e cade per terra. E quindi tutti quanti dicono: attenzione, Kevin Owens adesso vedrà, perché Kevin Owens durante il match ha colpito un po' la gamba, però neanche troppo. Tutti vedono Kevin Owens che guarda Cody con la gamba ferita, tutti quanti dicono: ecco fatto, adesso prende la gamba, gliela sbatte per terra, gli fa 66 stunner, oggi sono fissato con il numero 66, e vince, incredibile. E invece no, Kevin Owens aspetta che Cody si rialza, non ha coraggio a attaccarlo. Infatti a un certo punto Cody gli dice pure: no, attaccami. Finiscono entrambi fuori dal ring, Kevin Owens dà un calcio al ginocchio di Cody, perché giustamente dopo che Cody gli sta urlando a mezz'ora, ah, colpiscimi lo stesso, alla fine lui lo colpisce sulla gamba. Allora il pubblico dice: attenzione, sta diventando chill, è diventato cattivo. Kevin Owens prende Cody, sta per fare la sua powerbomb incredibile sull'apron, e non lo fa. In questo modo Kevin Owens rimane face, non è diventato cattivo, non è voluto tornare nel lato oscuro. Quindi che fa? Butta Cody sul ring, gli fa una stunner, kick out fantastico di Cody, Cody si riprende tipo John Cena Super Saiyan, incredibile,
connette due Crossroads, mi pare, o due o tre, no, due, mi pare, su Kevin Owens, un altro kick out. Allora ci riprova, stunner di Kevin Owens, kick out ancora. Kevin Owens va sulla terza corda, sta per connettere, mi pare, una Swanton Bomb, se ricordo bene. Cody Rhodes lo placca, incredibile, con le ginocchia su, un altro Crossroads, uno, due, tre. Cody Rhodes rimane campione. Incredibile match nel finale, perché avete fatto credere a tutti noi che Kevin Owens potesse diventare cattivo e invece non lo fa. E nel post-match, io pensavo adesso che Kevin Owens gli dà il classico O-Blow, proprio che spazza via Cody Rhodes, lo distrugge sull'apron, e invece no. Abbraccio incredibile e sono diventati amiconi incredibili come lo erano fino alle ultime puntate di SmackDown quando combattevano contro la Bloodline, incredibile. Quindi sì, match molto molto buono e soprattutto è originale il fatto che non hanno fatto diventare Kevin Owens la classica macchietta heel, perché se avete visto la carriera di Kevin Owens diventa heel sempre contro Sami Zayn, Chris Jericho e John Cena, per fare alcuni esempi incredibili, è il generico quando erano in Ring of Honor, insomma Kevin Owens è famoso per non avere amici proprio perché di solito snappa. In questo caso hanno creato il personaggio del Kevin Owens più maturo, che non vuole ricadere nel lato oscuro, quindi mi è piaciuta molto questa cosa incredibile. Poi ripeto, è stato rinfrescante vedere due babyface che si affrontano finalmente grazie al godo, non sempre babyface contro heel, incredibile. Buon match, parte finale incredibile con tutti questi kick out, counter, cose incredibili, mi è piaciuto veramente tanto. Per quanto riguarda il futuro di Cody Rhodes dopo questo match incredibile, non lo so, nel senso, dei leak dicevano che a Bad Blood, il prossimo PPV da WWE, che dovrebbe essere in ottobre, dove ci sarà anche Elina Cell dentro, si dice ci sarà solo Sokoa contro Cody Rhodes. Io spero di no, perché già mi è bastato il match a SummerSlam, mi ha fatto abbastanza cagare. Io eviterei di riproporre solo Sokoa contro Cody Rhodes, perché sappiamo che solo non vincerà mai il titolo che ha Cody Rhodes. Non lo so, io l'unica idea che mi viene in mente, hanno fatto rimanere Kevin Owens buono perché vogliono far diventare Randy Orton cattivo. Randy Orton ha perso contro Gunther, secondo me a SmackDown snapperà malissimo e avremo un Hell in a Cell match fra Cody Rhodes contro Randy Orton per il WWE Championship nella gabbia incredibile. Quello sarebbe un match che vorrei tanto vedere, perché secondo me Randy Orton cattivo e Cody Rhodes buono possono creare una chemistry molto molto buona, riportando anche tutto il loro legame con la Legacy, perché si ricorda il gruppo con Teddy Biase, sinceramente un gran bel gruppo loro tre, e quindi potrebbe venire fuori un match interessante. Per quanto riguarda Kevin Owens, non lo so, si aggirerà forse per il titolo degli Stati Uniti con la Knight, cose incredibili, non lo so, però vedremo che succederà, incredibile. Passiamo al secondo match. Dopo un buon match, di solito al 99% è sempre un match molto mid, per il titolo Tag Team Championship femminile incredibile con Jade Cargill e Bianca Belair contro Isla Dawn, che incredibile Isla Dawn, ragazzi, se la seguite su social sapete a cosa mi riferisco, e Alba Fire. Il match è molto 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 mid, in che senso? Allora, vi ricorderete che mi pare nell'ultimo pay per view, o quello prima, non mi ricordo, Bianca Belair e Jade Cargill avevano perso i titoli, ma non perché sono state pinnate una di loro due, ma perché era un triple threat match, mi pare, ed era stato pinnato l'altro team, e quindi hanno perso il titolo. Bene, da lì io pensavo, ecco fatto, adesso faranno Jade Cargill contro Bianca Belair. Invece no, questo match secondo me se lo vogliono tenere per WrestleMania con uno dei due che diventa heel. Il problema di questo match è uno solo, che Bianca Belair e Jade Cargill io le adoro insieme, però sapete qual è il problema? Che loro non hanno competizione. Mi spiego meglio, la divisione femminile tag team è una ciofeca, lo è sempre stato e lo sarà per sempre. L'idea è molto molto buona, vi ricordate Sasha Banks e Bayley vinsero la cintura incredibile nell'Elimination Chamber? Il problema qual è, ragazzi? È che dopo per quella vittoria non c'è una divisione femminile adatta. Mi spiego meglio, sono tutti team o provvisori o che poi scoppiano. Isla Dawn e Alba Fire le adoro, per chi seguiva poi NXT UK capirete a cosa mi riferisco, sono due straordinarie wrestler, però loro due come team sono state buildate male. La gimmick spooky ci può anche stare, però loro non sono credibili. Cioè, se tu me ne metti contro Bianca Belair e Jade Cargill, devono essere strong, devono essere forti. Tu stai mettendo due personaggi al 20 contro due a livello 1000. È ovvio che io non crederò mai che loro possano vincere incredibile, a meno che non sono i heel più malvagi dell'universo e si inventano gli escamotage più sus. Vi dirò di più, la cosa che io avrei gradito che magari avessero perso Jade Cargill e Bianca Belair, ma in maniera intelligente, semplice, come fare questa cosa incredibile. È inutile che la WWE mi fa credere a SmackDown qualche puntata fa che Isla Dawn e Alba Fire hanno reclutato nel loro team trio Blair Davenport, che è una ex NXT UK anche lei, poi è andata in NXT, non ha mai vinto niente, però poi l'hanno messa a SmackDown, non ha fatto niente per tre mesi e poi ha vinto un match contro Naomi.
lei con loro due ci starebbe anche molto 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 bene, perché sono tre heel. Quindi io mi chiedo, perché non è intervenuta nel match per fare in modo tale da aiutare le loro due amichette a vincere? Bastava questo, se no Jade Cargill faceva una big move, arrivava Blade Davenport, la colpiva con la cintura, 1, 2, 3, avevano perso. Voi mi potreste dire, beh, ma hai fatto perdere le due strong girl. Sì, ma ragazzi, ma io vi dico sempre che è il modo di come far perdere un wrestler che fa la differenza. Mi spiego meglio: se tu conservi la forza del wrestler in una sconfitta, se no per squalifica oppure perché viene colpito da una sediata in testa, da una cintura in testa, ragazzi, il fatto di aver usato un mezzo per vincere fa passare i cattivi da cattivi, ma rende i buoni ancora più buoni. Quindi tu non pensi, ah vabbè, Jade Cargill adesso non conta più niente perché ha perso per una sedia in testa oppure una cintura in testa. No, non è vero, rimane forte, perché vuol dire che se fosse stata in circostanze normali avrebbe vinto lei, perché loro non sono abbastanza forti o sus da poterle sconfiggere. Incredibile, fidatevi che avrebbe reso forti tutte e due. Purtroppo non è andata così. Sono contento per Jade Cargill e Bianca Belair che sono tornate campionesse. Per quanto riguarda Isla Dawn e Alba Fire, io sinceramente non lo so, tornassero in NXT. Terzo match della serata, questo ammetto che mi ha fatto divertire, CM Punk vs Drew McIntyre capitolo 2 in uno strap match. Ma uno strap match un po' sus, nel senso, loro hanno fatto una fusione di due cose. Lo strap match fino all'anno scorso, perché mi pare che l'anno scorso o l'anno prima avevano fatto Karrion Kross contro proprio Drew McIntyre in uno strap match, essenzialmente sono legate con questa fune o queste cinture incredibili, si distruggono a vicenda e il match finisce con un pinfall. Questo match è uno strap match, ma non ha la parte del pinfall. Hanno rificcato dentro la luce rossa e la luce verde, che se io ricordo bene nel 2009, ve lo metto qua o qua, c'era stato proprio un match fra CM Punk contro Umaga, proprio in un match dove bisognava toccare gli apron del ring e far diventare la luce appunto rossa o verde per vincere il match. Se io ricordo bene, in caso ve lo metto in editing, io non mi ricordo che quello fosse uno strap match. Era un'altra tipologia di match che aveva l'idea dei colori. Loro però erano anche lì legati, ma non era uno strap match. Quindi questa è una fusione di due cose. Hanno fatto lo strap match, però hanno ficcato il fatto che per vincere devi toccare i quattro apron, che, ripeto, ha reso il match un pochino più originale, perché è una cosa appunto non si vedeva da tanti anni. Tornando a noi, questo secondo me è stato un match, ve lo dico sinceramente, mi ha divertito molto di più del match di SummerSlam, ve lo dico sinceramente, perché è successo quello che doveva succedere a SummerSlam, cioè spot un pochino più spicy. Cioè tu hai CM Punk e Drew McIntyre che si odiano da morire, se vogliono ammazzare del botto incredibile, e poi durante il match a SummerSlam non mi fai usare le sedie, non mi fai usare i tavoli, non mi fai usare il tavolo dei commentatori, perché c'era il main event che, essendo un Bloodline Rules match, tutti gli spot dovevano andare là. In questo caso non c'era questa stipulazione incredibile, quindi loro hanno potuto usare tavolo, sedie, mosse simpatiche, e il match inizia anche abbastanza carico, con Drew che attacca CM Punk e combattono fuori dal ring. C'è questa scena simpatica di CM Punk che sta per toccare il primo apron, però dice no, lo farò dopo, e comincia a fustigare con una violenza incredibile Drew. Questo mi è divertito tanto. Poi lottano ancora fuori dal ring. In questo match quindi si sentiva molto di più il pathos di due che si vogliono menare. Fa sempre ridere che tutto quanto giri attorno a un braccialetto di Jerry, però questo magari lo mettiamo in secondo piano. A un certo punto viene tirato fuori un tavolo, CM Punk tira Drew contro l'apron e gli fa sbattere la sedia, CM Punk viene preso da Drew e viene gettato sul tavolo, quello mi ha fatto molto ridere. E poi il finale è un pochino sus, perché hanno messo praticamente l'ultra istinto su CM Punk, perché a un certo punto mi pare che dopo tipo due Claymore, cioè la mossa finale di Drew su CM Punk, lui sta per toccare i colori, ne manca uno, tira fuori il braccialetto se ricordo bene, e qui CM Punk va in ultra istinto mode, comincia ad attaccare Drew e gli fa tipo 5 o 6 GTS, cioè la mossa finale di CM Punk, una ogni volta che premeva un colore. Quindi premeva un colore, GTS, il pubblico sì, premeva ancora un'altra GTS, il pubblico sì, e alla fine ha vinto così. Era prevedibile che vincesse CM Punk, non mi aspettavo che vincesse con questa potenza, cioè questa è una vittoria da fine feud, cioè da fine rivalità, che da continuo di rivalità. Infatti a Raw Drew McIntyre ha distrutto CM Punk e quindi avranno il terzo e ultimo match finalmente dentro Hell in a Cell, dove probabilmente non lo so chi faranno vincere. O fanno doppio KO, però la vedo difficile. Secondo me o fanno vincere Drew, perché intanto CM Punk ha fatto capire che vuole puntare a Gunther per il titolo. Cosa ne sarà di Drew? Questo è il problema, capito? Non è che il feud per me continua pure a Survivor Series, che è Drew che mi si intromette nel match con Gunther e CM Punk, e qui c'è un po' di caos su tutto punto di vista. Però il match mi ha divertito tanto, non è stato a livello di Kevin Owens contro Cody Rhodes per quanto mi riguarda. Sono contento che il feud stia cominciando a diventare un pochino più spicy, sono contento che CM Punk abbia finalmente vinto. Questa stipulazione è un po' sus, però è simpatica allo stesso tempo. Sinceramente è un buon match. Siamo arrivati al momento più alto di tutto lo show, ragazzi, il vero match of the night, il
vero waifu match incredibile, cioè il match con la mia adorata Rhea Ripley, incredibile. Sto parlando del match tra Liv Morgan e Dominic Mysterio contro Damian Priest e Rhea Ripley, incredibile, in un mix tag team match incredibile. In realtà in questo match c'è poco da dire, ma allo stesso tempo potrei mettermi a parlare di Rhea in tutta la sua maestosità per tipo 20 minuti, ma non lo farò, incredibile, lascerò farla su questo scheletro un giorno magari con calma. Allora, l'idea di questo match funziona perché è il seguito di quello che è successo a SummerSlam, perché vi ricordo che è successo a SummerSlam. A SummerSlam c'è stato il match fra Liv Morgan e Rhea Ripley, e nel finale Dominic Mysterio si è schierato dalla parte di Liv Morgan ha battuto Rhea. Andando avanti nella serata, Finn Balor ha impedito a Damian Priest di tenere il proprio titolo, facendolo perdere contro Gunther. Allora, Raw la settimana dopo si è creata questa nuova Judgment Day 2.0, dove sono tutti cattivi tranne Damian Priest e Rhea Ripley, che sono diventati super ultra babyface incredibili, con il pubblico che adora Damian Priest e il pubblico che adora Rhea Ripley per ovvie ragioni incredibili. Quindi siamo arrivati a questo match mix tag incredibile, e le aspettative per questo match erano che Damien Priest e Rhea Ripley avrebbero fatto un bucio così a Dominic e Liv Morgan, perché il pubblico vuole vedere Rhea Ripley distruggere Dominic Mysterio, e di questa cosa ne parlerò fra poco. Il match in sé è stato molto sus, perché è iniziato ovviamente super strong con Damien Priest che fa mosse su Dominic Mysterio lanciandolo a destra e a sinistra, tag a Rhea Ripley che distrugge Liv Morgan. Però ci sono stati anche spot molto simpatici dove, se no, Dominic faceva questo e Liv Morgan lo salvava, e a un certo punto arriviamo alla parte più spicy di tutto il match. Io vi ricordo che in tutto questo il pubblico era impazzito per questo match, soprattutto per la scena che vi sto per raccontare, e a metà match incredibile sul ring rimangono Dominic Mysterio e Rhea Ripley. Il pubblico qui è impazzito perché tutti volevano vedere Rhea Ripley fargli la mossa finale di Rhea Ripley su Dominic Mysterio, ma Rhea, santa donna del godo, ci stupirà a tutti noi. A un certo punto Rhea colpisce Dom, lo manda nell'apron del ring e fa una cosa che sinceramente io la subirei gratuitamente, questa cosa lo dico sinceramente, cioè gli fa la famosissima sottomissione, ve la metto qui, la famosa sottomissione delle cosce di Rhea Ripley su Dominic Mysterio. Ragazzi, qua il pubblico è impazzito per due motivi. Primo, perché se non sbaglio è una citazione a quando Rhea Ripley fece per la prima volta questa mossa su Dominic Mysterio, poco prima che Dominic Mysterio diventasse cattivo e diventasse parte della Judgment Day, ok? Quando ha fatto questa mossa incredibile, ragazzi, il pubblico è impazzito per quel motivo che vi ho detto adesso, ma soprattutto per il fatto che, secondo me, il 90% del pubblico sta urlando e si sta mangiando le mani come per dire: perché non ci sono io in quel momento storico sul ring al posto di Dominic Mysterio? Ragazzi, essere stritolati dalle cosce di Rhea Ripley in nome del godo, come può questa non essere una manifestazione del godo alla sua massima potenza incredibile? Dovrebbero metterla come pena o come punizione da subire mensilmente agli uomini ricchi di godo, ragazzi, perché questa roba qui è incredibile. Dopo questo momento di godo, Rhea Ripley prova a fare la mossa finale su Dominic Mysterio. Dominic Mysterio viene salvato da Liv Morgan. A un certo punto arriva Finn Balor e tutti quanti danno un po' di fastidio. Dominic Mysterio fa una 619 e un pinfall quasi vincente su Damien Priest, ma nessuno poteva crederci a questa cosa incredibile. Damien Priest va fuori dal ring, mi piace che lo paragonano un po' Undertaker per l'attire, per come si comporta Damien Priest, questa cosa mi fa molto ridere. Chokeslam in giro, distrugge tutti quanti sul tavolo dei commentatori. Sul ring rimangono Liv Morgan e Rhea Ripley. Rhea fa la mossa finale su Liv Morgan, che vi ricordo essere la campionessa di Raw in tutto questo, colpisce Liv Morgan con la sua mossa finale e fa una roba assurda. Avete presente che Rhea Ripley usa questa posizione incredibile per fare pinfall sulle signorine? Incredibile. Bene, questa posizione qui in un'intervista è stata chiamata da Rhea Ripley il pinfall a forma di pretzel. Il pretzel pinfall. Mettiamo nella lista, oltre ad avere la punizione delle cosce di Rhea Ripley, anche subire il prezzo e il pinfall di Rhea Ripley, ragazzi, ma come fai a non subirlo? Incredibile. Mettendo da parte la mia ornaggine nei confronti di Rhea Ripley, match dannatamente divertente, sicuramente il match che mi ha divertito più di tutta la serata e che mi ha fatto godere incredibile più di tutta la serata, quindi sono contento, il feud continuerà. Ovviamente secondo me ci sarà tipo un match a Hell in a Cell, forse Finn Balor contro Damian Priest. Mi preoccupa che Damian Priest possa perdere, perché se perde di nuovo Finn Balor aiuto, però sono molto felice. In fondo avete visto che a Raw Jey Uso vuole iniziare a far parte di questo gruppo incredibile, quindi non lo so, cose incredibili, vedremo che succederà. Però passiamo al main event incredibile. Main event incredibile: Randy Orton contro Gunther per il World Heavyweight Championship. Voi sapete che per me Gunther è un wrestler fuori da ogni concezione di godo incredibile, perché per me Gunther è come
erano i wrestler degli anni 90, quindi sai no, la golden age del wrestling, Bret Hart al suo prime. Nello specifico io intendo il saper fare mosse, semplici powerbomb, German suplex, e non mosse elaborate, incredibili, ma rese in maniera incredibile. Cioè anche uno splash fatto da Gunther risulta una mossa che tu dici, mamma mia, stanno per crepare tutti sotto quest'uomo. Com'è possibile questa cosa? Lui riesce a rendere le mosse semplici, mosse devastanti. È old style ma nuovo, è vecchio ma nuovo, un qualcosa di incredibile. Soprattutto anche per il fatto che per tutto il match Randy Orton colpiva il braccio di Gunther, perché Gunther è famoso per fare il chop, e Gunther per tutto il match ha fatto il selling, cioè ha venduto il fatto che avesse veramente male al braccio, cosa ovviamente non vera, ma nella storyline era necessario da far fare questa cosa. Match molto buono, forse uno dei migliori match di Randy Orton da quando è tornato. Randy Orton ancora, complimenti per il fisico. Match molto tecnico, molto duro, molto crudo. Gunther fa queste powerbomb violente su Randy Orton, consapevole del fatto che tu sai che Randy Orton ha questo dolore al collo, che potrebbe rimanerci con un'altra powerbomb incredibile. Però allo stesso tempo Gunther ha il dolore al braccio. Bellissima la RKO di Randy Orton da out of nowhere su Gunther. Gunther che fa kick out, Randy Orton che fa kick out delle powerbomb. Carino la parte finale, questo mi è piaciuto molto. Vanno fuori dal ring, Randy Orton connette il suo back suplex sul tavolo. A un certo punto dice, posso fare di meglio, prende i gradini d'acciaio, ovviamente come dice la WWE, prende Gunther così, lo lancia dall'alto sul tavolo e si distrugge il tavolo. Questo mi è piaciuto. E poi arriviamo alla parte finale dove Gunther sta per subire un'altra RKO, ma invece connette delle chop devastanti, ragazzi, ma delle chop che sono sentite fino in Asia sul collo di Randy Orton, e comincia a fargli questa choke incredibile per addormentarlo, un po' come è successo a Damien Priest a SummerSlam. E ci prova una volta e Randy si libera, ci prova due volte e Randy si libera, ci prova la terza volta, Randy è sul giro, non ce la fa e sviene. Incredibile per la potenza di Gunther. Nel post match c'è un segno di rispetto fra Gunther e Randy Orton, quindi nessuno in tutto lo show è diventato heel, sono tutti stati o heel tra virgolette o super babyface, nessuno è diventato heel. Io sinceramente uno da Kevin Owens o da Randy Orton mi sarei aspettato un turning point per diventare heel incredibile, invece tutti e due sono rimasti puri babyface incredibili. Secondo me però Randy Orton snapperà su Cody Rhodes, vedrete che ho ragione, incredibile. Detto questo, match molto 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 buono, molto tecnico, però ripeto, forse il match of the night secondo me è stato Cody Rhodes contro Kevin Owens, perché era quello per il quale io avevo meno aspettative e mi ha stupito di più. Match con Rhea divertentissimo, il match finale, vabbè, io adoro Gunther e Randy Orton, quindi per forza è un bel match. Il match tag team e il match fra Drew e CM Punk, divertente soprattutto perché è un passo successivo per il feud, per come l'ho sempre voluto vedere io, cioè un feud violento che cita i feud più violenti che la WWE ha prodotto tanti anni fa. Incredibile. Ragazzi, prossimo episodio delle 4 chiacchiere di Goda, il 99% cercherò di fare il video di Poppy Playtime, perché ne ho in mente anche altri che ci saranno però dopo, probabilmente andando avanti. Ci sarà la nuova puntata dell'anti-show special futuro in arrivo, questo arco in arrivo avrà anche il ritorno di Sapore di Godo, perché intanto io ho iniziato ad andare in massa, quindi posso mangiare, quindi posso comprare qualche patatina strana e farci un nuovo episodio di Sapore di Godo. Detto questo, vi ringrazio incredibile, ci vediamo alla prossima puntata delle 4 chiacchiere di Godo, sigla e si va incredibile.